Puntata di ABS Motori, la numero 95. Siamo quasi vicino al numero 100. Al mio fianco, Giuseppe Polari. Buonasera, ciao, ciao Francesca. Buonasera a te. Buonasera ai nostri telespettatori. Hai detto bene: manca poco alla sì. centesima puntata e stiamo preparando qualcosa di nuovo, qualcosa di originale. È vero, vero perché abbiamo fatto tante cose, tante attività in queste 100 puntate. Quindi vedrete qualcosa di, di nuovo. Ecco, diciamo così. Allora, Giuseppe, sì. puntata speciale anche perché nella seconda parte non saremo da soli, no, assolutamente. avremo un ospite. Chissà chi sarà... Ma insomma, non so se spoilerarlo subito, no, no. comunque è una persona che dà dei dati, delle informazioni, che è spesso qui con noi e eh, cercheremo di analizzare con lui un po' l'aspetto della formazione, vero? Esatto, però in questa prima parte di puntata comunque vogliamo un po' andare a fondo eh, del nostro sesto Automotive Campus, però prima di partire è stato? È, è, stato, stato? è stato bello, è, è stato interessante soprattutto contenuti molto interessanti, siamo partiti un po' dalla nuova era, questo sì. era il titolo del campus, una nuova nuova Distribuzione, poi ovviamente abbiamo parlato di accesso ai dati, abbiamo parlato di eh, case auto, abbiamo parlato di assicurazioni, insomma, come abbiamo... sempre abbiamo messo un po' di attori magari antagonisti tra di loro, mm. li abbiamo un po' shakerati e abbiamo fornito ai presenti. Adesso, poi in questa puntata racconteremo un po' com'è andata. Il sesto Automotive Campus. Ma adesso, esatto, momento... adesso partiamo con il nostro TG News con Martina Asseluti. Buonasera a tutti, nuova puntata del TG News. Appuntamento con EICMA 2023. Dal 7 al 12 novembre presso i padiglioni di fiera Milano a Rò, inizierà EICMA, la fiera della moto, e noi con la nostra rivista, il giornale dell'Aftermarket Moto saremo presenti insieme al pilota Michael Rinaldi, padiglione 18 stand A90. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire le ultime novità dell'industria delle due ruote e incontrare gli operatori appassionati del mondo della moto. Noleggio, crescita record. In nove mesi, da gennaio a settembre 2023, il noleggio a lungo termine di autovetture fuoristrada ha registrato 536.592 contratti, con una crescita del 20,1% rispetto allo stesso periodo 2022. I dati analizzati dall'URAE, in collaborazione con il MIT, indicano una quota del 12,7%, pari a circa 68.000 contratti stipulati da privati e la restante quota dalle società di noleggio. Il tuo spazio nel nostro sito. Il sito absmotori.it ha da poco apportato importanti novità. Oltre a una grafica accattivante, offre ora una serie di nuove funzionalità. Potrete trovare tutte le puntate di abs motori, insieme a contenuti extra come backstage, talk show e le puntate più popolari. Con 32.000 visualizzazioni media a settimana è ora possibile ottenere il vostro spazio e darvi più visibilità. Se siete interessati potete contattare infochiocciola 2 per ulteriori informazioni. Grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana! Tante notizie, ma soprattutto la notizia che vede il nostro eh, sito di www.absmotori.it, davvero moderno, aggiornato, vero Francesca? Sì, e adesso c'è anche la possibilità appunto di eh, mettere all'interno del sito la propria pubblicità, così da avere visibilità, perché comunque abbiamo dei numeri abbastanza alti. Importanti, esatto. infatti. E adesso però entriamo nel merito del sesto Automotive Campus. Francesca, insomma, tanta gente, ma tanti sì. argomenti, perché quello che ci interessa è più l'aspetto dei, dei contenuti, logicamente. Esatto, esatto, quindi è Entriamo un pochino all'interno dei contenuti con questo servizio. Guardate com'è andata la giornata del 4 ottobre. Una nuova era, ecco il titolo della sesta edizione dell'Automotive Campus. Dopo la giornata del 3, l'anteprima, conclusasi con le premiazioni dei Top Performance Awards, la mattinata del 4 è iniziata con i saluti di Giuseppe Polari, Gaetano Cesarano e Francesca Agnati. Oltre a raccontare le principali attività di 2SG e i numeri di utenti raggiunti tramite i canali di comunicazione, il presidente Uiga ha parlato nel mercato auto a settembre 2023, riservando particolare attenzione alla questione delle immatricolazioni al confronto Europa-Cina e all'impatto dell'evoluzione tecnologica. Il tema si è poi spostato sul mercato OIM e IAM con un titolo provocatorio. I due mondi sono due rette che si incontreranno? La risposta è arrivata da Nicola Morzenti, partner Roland Berger, che ha fatto un focus sulle sfide dell'aftermarket, tra aumento di costi e competizione di canale, analizzando il contesto di mercato e le prospettive e opportunità. A seguire una tavola rotonda piuttosto ricca che ha visto gli ingegneri Francesco Marangio, Managing Director VBD Parts, Andrea Gianmarco, Commercial Manager Distrigo Stellantis, Filippo Gori, After Sales Manager Psych Motor Italy MG Motor, Paolo Morfino, Amministratore Delegato Autodist Italia, Gerardo Altieri, Group After Sales Director di R. Parlare, secondo i propri punti di vista, dei cambiamenti nel modello di vendita, gli effetti della distribuzione moderna e dell'after sales. Hanno poi calcato il palco gli avvocati Pier Giorgio Beccari, presidente di Adir, Associazione Distributori indipendenti ricambi di auto e Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, che hanno ragguagliato la platea sull'accesso ai dati e la normativa. Il SES Automotive Campus è proseguito poi con l'intervento del professore Silvano Guelfi del Politecnico di Torino, di Italo Baruffaldi, presidente BCZ SPA, e Roberto Rossi, amministratore delegato Cati SPA, a tema Come essere appetibili sul mercato, per poi dare il via, dopo il coffee break, alle conferenze della seconda parte della mattinata. Rossella Sebastiani, dirigente responsabile di servizio Auto-Ania, e Silvia Panzini, responsabile controlli strategici, gestione sinistri, gruppo ITAS Assicurazioni, hanno quindi presentato il proprio punto di vista sulla questione della gestione del sinistro, su quanto pesano ricambio e manutenzione nella sua economia. Per il ramo RC Auto, per esempio, il costo totale dei risarcimenti per i sinistri nel 2022 è stato di 10.8 miliardi di euro. Dopo il light launch, Walter Vergani di Quattro ruote Professional e Michele Serra, generale Geniot, ci hanno parlato di evoluzione tecnologica da ADAS alla gestione del costo dei sinistri. A seguire il commento in video di alcuni tecnici delle aziende Atec Italia, Launch Italy, Male e Texa, che hanno espresso la propria opinione sull'evoluzione tecnologica dell'auto e su come i produttori di diagnosi si stiano muovendo per affrontare il tema della sicurezza abbinata agli ADAS. A concludere il sesto Automotive Campus è stata in primis la tavola rotonda dedicata all'integrazione tra gli operatori che hanno affrontato diverse tematiche tra le quali la scelta del ricambio, la gestione dei sinistri e la soddisfazione del cliente e che ha visto come protagonisti Efrem Bresolin di Arval Italia, Luigi Baccaro Sara Assicurazioni, Roberto Sicca, CSN Italia, Enrico Succo Gruppo Auto Italia, Lorenzo Porta Auto 180 e Lucio Bartiromo Saul SPI Cor Italia by Saul. A seguire, Isabella Tovaglieri a tema elettrico, un evento di successo che tornerà il prossimo anno con l'obiettivo di fare sempre di meglio. Allora Giuseppe abbiamo visto che abbiamo messo veramente tanta carne sul fuoco, c'erano tanti relatori tra cui Generali, Ania, abbiamo avuto l'Europarlamentare Isabella Tovaglieri che si è collegata anche durante la giornata del 4 e sì. abbiamo un po' trattato quelli che sono i macro temi Ad attuali sì, più importanti. Eh. Come hai visto, l'Isabella Tovagliere, l'onorevole, era presente nella giornata del 3 uh -huh. di ottobre e ha raccontato più o meno quelli che sono gli impegni che pensa di poter prendere davanti all'Unione Europea. Ma non solo, abbiamo parlato, come hai citato, con la referente di Ania legata al mondo dell'automotive, assolutamente importante l'intervento eh, di Quattro w Professional insieme a Generali Geniot, perché sono entrati nel merito dei sistemi ADAS, ma abbiamo toccato tantissimi argomenti, come avete potuto vedere dal servizio, Esatto e poi alla fine anche della giornata del 4 ottobre ovviamente abbiamo ascoltato la voce dei protagonisti e guardate questo servizio con le nostre interviste inedite. Per quanto riguarda le opinioni riguardo a questo campus, che cosa hai da raccontarci? Ma è un evento importante, è un evento dove ci ritroviamo operatori del settore, da costruttori di attrezzature diagnostiche come siamo noi a fornitori di servizi a fornitori e venditori di, di gruppi di distribuzione. Quindi ci scambiamo le idee di come sarà il mercato del futuro, dell'autoriparazione e insieme definiamo anche quali possono essere le giuste strategie per poter supportare e il mercato dell'autoriparazione. Partecipazione eccezionale, eh, argomenti interessanti, eh, temi tecnologici e grande disruption attesa. Un evento davvero ben organizzato, ho la percezione che ogni anno si alzi l'asticella e 2SG sappia stare al passo in maniera molto dignitosa. È un momento per noi operatori del settore di aggiornamento e di informazione, devo dire che c'è molto fermento perché ci sono parecchie novità e ci sono moltissimi cambiamenti nelle logiche distributive che vedono i due mondi. E aftermarket avvicinarsi. Per noi è un grande piacere di partecipare a questo evento. È l'occasione per noi di rivedere o di incontrare le più grandi reti d'Italia che sono già per parte eh, partner e per le altre. Ma spero. L'ho trovato molto interessante, eh, sicuramente sono molti dati da immagazzinare, quindi insomma è abbastanza difficile seguirlo bene bene tutto, però è sicuramente un... Uh, un'illuminazione, diciamo, su tutto quello che sta cambiando e tutto quello che stiamo andando a, ad implementare, ecco. Per quanto riguarda invece il tuo intervento sul palco, abbiamo assistito a un bel intervento. Vuoi farci un riassunto degli argomenti trattati? Sì, eh, abbiamo affrontato quello che è il, um, eh, il momento dell'automotive eh, in generale e più in particolare di quelli che sono poi eh, i ruoli degli attori, che sono ruoli tradizionali che però sempre di più stanno cambiando e confini che stanno diventando sempre meno chiari tra il canale OI e il canale independent. Soprattutto spinto da, dai trend tecnologici e da iniziative specifiche del, eh, dell'OIM e quindi insomma attendere un'esigenza di avere una filiera sempre più integrata e sempre più collaborativa. Abbiamo parlato di, eh, di innovazione, di innovazione nel comparto della rettifica e in particolare in rettifiche 3G. Negli anni eh, rettifiche 3G si è evoluta parecchio per cercare di stare al passo con questo mercato molto dinamico e ho, ho parlato di concetto di One Stop Shop con il quale ci proponiamo eh, al mercato dei multi-service e degli autoriparatori che è un concetto che ci vede partner di fiducia nella gestione di motori rigenerati e di prodotti adesso strettamente correlati, quindi mi riferisco a turbocompressore, testa e cilindro, abili di trasmissione, cambi per lo più meccanici nel nostro caso, quindi filtro antiparticolato, componente comune e rispetto al quale c'è una relazione piuttosto stretta con il buon funzionamento del motore. Interviste interessanti anche perché, come sai Francesca, i nostri interlocutori sono persone che cavalcano il nostro mercato e quindi conoscono esattamente nei dettagli il, diciamo, le varie sfaccettature. Ma adesso è il momento di una cosa particolare, diciamo così. Esatto, parliamo della nostra grande novità di quest'anno che riproporremo molto probabilmente anche l'anno prossimo e stiamo parlando dei Top Performance Awards, i nostri premi, quindi firmati da SG che abbiamo eh, deciso di consegnare ai vincitori. Sia durante la cena di gara del 3, e li abbiamo già visti la scorsa settimana nell'anteprima campus, sia durante la giornata del 4 subito dopo la convention. Diciamo quasi alla fine del, dell'evento, esatto. ma nonostante questo l'affluenza era ancora importante e qui scopriamo che cosa hanno vinto e chi soprattutto ha vinto. A conclusione del sesto Automotive Campus vi è stata la tavola rotonda dedicata all'integrazione tra gli operatori che hanno affrontato differenti tematiche, fra cui la scelta del ricambio, la gestione dei sinistri e la soddisfazione del cliente. Dopo il collegamento da Strasburgo dell'Europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, sul tema dell'elettrico, si è svolta la seconda parte dei Top Performance Awards, che ha visto premiati per la crescita economica sostenibile Demauto. Il premio è stato ritirato da Gianluca Canonico per la miglior proposta formativa. Magneti Marelli con Giuseppe Indelicato. Nel settore della carrozzeria, invece, hanno ricevuto i seguenti riconoscimenti. Per l'impegno verso la sicurezza e la formazione Auto 180, il premio è stato ritirato da Lorenzo Porta e Fabio Porro. Per l'attenzione al servizio e i rapporti con il cliente CarSafe con Daniela Calderara per lo sviluppo di nuove linee di prodotto. Prasco con premio ritirato da Andrea Vietri e Matteo Slavazza. Per la visione internazionale e la crescita sul mercato CSN Collision con il ritiro del riconoscimento da parte di Roberto Sticca. E non ultimo il premio assegnato Coritalia by Saul, ritirato da Lucio Bartiromo per la qualità e l'innovazione. Non ci resta che attendere la prossima edizione dei Top Performance Awards 2024 al Settimo Automotive Campus. Ok Giuseppe, grande successo per il nostro Sesto Automotive Campus. Adesso però prima di eh, spoilerarvi chi sarà l'ospite della seconda parte di questa sì. puntata di ABS Motoroso, eh, vo dove vogliamo? A Verona, in provincia di Verona. A Bardolino. A Bardolino, esatto, per un evento di CSN Collision dal titolo Costruiamo insieme un futuro migliore. Vediamo come è andata. Per la seconda convention di CSN Collision, gli organizzatori hanno scelto uno dei resort più esclusivi del lago di Garda, ad accogliere licenziatari e fornitori il team del network con Roberto Sticca, general manager di CSN Collision, e Ryan Bruno, presidente CSN Collision Centers, che hanno fatto i veri padroni di casa organizzando una due giorni davvero ricca di contenuti e di confronti. Come costruire insieme un futuro migliore è stato il titolo della convention, che ha avuto come obiettivo quello di saper focalizzare la propria attività sulla condivisione delle competenze e della sostenibilità. Una due giorni intensa e ben organizzata e che ha visto i relatori del settore affrontare giovedì 12 ottobre i temi sulla mobilità sostenibile, sui trend di mercato riparativo e assicurativo, ma anche sulla difficoltà di reperire personale per inserirlo all'interno delle strutture lavorative. Venerdì 13 ottobre invece è stato il momento dei partner tecnici di CSN che hanno discusso sui temi legati ad un futuro migliore e quindi più sostenibile. Venendo alla prima giornata, Francesca Agnati di 2SG Editore ha presentato programma e relatori a partire da Roberto Sticca che ha sottolineato quanto in poco tempo e grazie alla credibilità del progetto è stato possibile unire quasi 60 carrozzerie di primo livello e centri multiservice in grado di fare la differenza qualunque sia il cliente. La parola è poi passata a Ryan Bruno, che ha ricordato quanto un progetto possa diventare valido se fondato su basi solide come quello di CSN Collision, soprattutto quando vede il coinvolgimento di imprenditori innovativi che puntano al servizio e alla qualità della riparazione. È stato poi il momento dei numeri, con i relatori che hanno parlato di mercato auto e della ricerca del personale. Andrea Cardinali, general manager di Unrae, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ha parlato di trend immatricolazioni elettrico e endotermico. Mark Agetaz di Gipa Italia si è concentrato su mercato aftermarket e primo impianto, con il ruolo sempre più determinante che ha l'autoriparatore nella gestione del cliente automobilista. Giuseppe Biazzo di Orienta ha sottolineato la difficoltà di trovare personale qualificato e che abbia voglia di fare. Nel corso del pomeriggio sono stati affrontati i temi sulla gestione del sinistro con Salvatore Frustagli di Itas Mutua sulla prospettiva del risk management attraverso l'intervento di Simone Cagnetti. Appassionante la tavola rotonda moderata da Giuseppe Polari, editore di Io Carrozziere, insieme a Silvia Pansini di Task Group. A partecipare alla discussione Paolo Lavitola, Marca Aghetaz, Carlo Marciano, Emiliano Mameli, Marco Pastore, Fabrizio Sciortino, Davide Cocco. La giornata ha visto poi la partecipazione di Andrea Di Martino. Trainer e mental coach che ha stimolato i presenti su come riuscire ad affrontare le numerose sfide del futuro. Ascoltiamo ora le parole di Roberto Sticca, general manager di CSN. Sono estremamente contento eh, perché penso che tutti i partecipanti hanno potuto apprezzare... Eh, la, la volontà di trasmettere messaggi positivi, costruttivi per, per tutto il settore, uh, il settore in senso lato, quindi tutti i protagonisti del settore, case costruttrici, assicurazioni, autoriparatori, produttori, eh, tutto quello che ruota attorno al settore della riparazione. Penso che oggi il titolo della convention, Come costruire insieme un futuro migliore, eh, forse è stato il migliore degli inizi e devo dire che tutti i partecipanti hanno mostrato di aver capito quello che era il nostro obiettivo. Allora, anche questo è un evento importante, Francesca, CSN Collision. Siamo entrati nel merito con loro, ma adesso è il momento della pubblicità, giusto? Esatto, ci vediamo tra pochissimo. Rimanete qui perché tra poco un ospite speciale. Ospite speciale, non andate via. So per battery is. Yeah. Yeah. In there as well? Yeah. Oh, that one. Yeah. That one too? Yeah. So I need a a battery to be an astronaut. Mm-hmm. And Mummy and Daddy need one just to pop to the shops. <laughs> <laughs> Auto 180 non è solo un'azienda che opera nel settore delle carrozzerie promuovendo una forma innovativa di fare rete, ma assiste sui partner con una continua formazione inerente al mondo dell'imprenditoria e del mercato etico e associa un'esperienza di network totalizzante. Un impegno concreto verso una mobilità sostenibile. parte di ABS Motori, come abbiamo anticipato nella prima parte, non siamo da soli, quindi pregherei la regia di allargare la visuale. Walter Vergani qui con noi quattro ruote professional. Buonasera Walter, benvenuto. Buonasera, grazie mille per avermi invitato come al solito. Grazie a te. Allora Walter, eh, dobbiamo parlare di questo tema insieme a te e Giuseppe, ossia quello della formazione, perché la nostra rubrica SOS Lavoro è piaciuta veramente tanto. Abbiamo chiesto due domande agli operatori e in questo caso volevamo alla fine della puntata farvi vedere anche la terza domanda che abbiamo fatto. Quindi Walter Vergani è qui con noi per anticipare un po' questo tema, dandoci anche qualche numerino proprio della formazione. Sì, io direi proprio sul, in tema di formazione. Walter con quattro ruote diciamo in generale, quattro ruote professional, fanno tantissime attività di formazione. Adesso ci, ci racconterà, ci spiegherà in che modo e come. Ma noi appunto siamo molto attenti come ABS motori, ma non solo come casa editrice, alla formazione, alla ricerca del personale. Perché Francesca, come sappiamo, eh, magari ce lo conferma anche te, Walter. Si fa fatica a trovare personale non solo che abbia voglia ma qualificato, abbia voglia di lavorare ma anche qualificato. Quindi, eh, Walter, che cosa ci puoi dire, che cosa fate voi come quattro ruote? Guarda, è uno di quegli ambiti dove siamo molto vicini, nel senso che anche noi come casa editrice eh, siamo particolarmente attenti alla formazione, perché a fare formazione, quindi tutto il mondo eh, scolastico non fa che costruire cultura. E in questo caso la cultura delle motori è per noi rilevante, importante, è ovvio che nei nostri sogni eh, un mondo fatto da gente che ama le auto non può che essere perfetto, anche perché poi leggerà le nostre riviste, ovviamente. Quindi eh, da sempre è un ambito a cui è quattro ruote molto attento e in questo caso quattro ruote professional si fonde con quattro ruote rivista, perché appunto parliamo di cultura. Non a caso, eh, otto anni fa, Abbiamo iniziato con una struttura che si chiamava Accademia a quattro ruote, non quattro ruote profession in questo caso, ma proprio quattro ruote, eh, nella quale abbiamo iniziato a fare dei master, eh, dagli 8 ai 10 master, eh, dove di fatto le persone di questo mondo eh, incontravano gli studenti, più o meno una quindicina per ogni master, quindi diciamo anche tra virgolette un'elite di studenti dove veniva formato da persone importanti. Eh, Chiaro, quindi possiamo dire studenti anche selezionati del nostro settore o appassionati, come ho appena detto, di motori? Allora, mh, era, era partito un po' per tutti, poi ci siamo accorti dell'importanza della formazione, della qualità della formazione, che eh, è un po' evoluto in ricerca di talenti, eh, anche perché. Mh, Puoi immaginare come brand quattro ruote, soprattutto nelle case auto, abbiamo un forte appeal e di conseguenza eh, ci venivano richiesti, eh, noi ci siamo accorti che abbiamo raggiunto dei numeri veramente molto molto importanti, nel senso che, eh, giusto per darvi un'idea, il 100% dei ragazzi, chiamo ragazzi, poi in realtà c'erano anche imprenditori che si ricollocavano sul mondo del, del, dell'auto eh, il 100% Finito il corso è entrato in un'azienda a fare uno stage. Mm. E il 92% di questi ragazzi sono stati assunti. Quindi un, un altissimo tasso di poi conversione nel mondo del lavoro eh, grazie anche al nostro, eh, come si dice, master. Quindi possiamo dire che come noi con il programma GM Edu che cerchiamo di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, anche voi con questa attività formativa dell'Academy. Se ci siete riusciti, giusto? Sì, assolutamente, mi sembra anzi quasi complementare a quello che fate voi, perché, parlavo di master, quindi nella testa di chiunque, nella terminologia è un qualcosa che avviene dopo l'università, è un approfondimento molto verticale su quello che uno vuole fare, è più, più o meno la stessa cosa. Ecco, quello che in realtà ci siamo accorti è che il termine master era anche un po' troppo in questo ambito, nel senso che... Eh, noi quello che siamo riusciti a fornire grazie alle testimonianze, grazie ai nostri docenti, grazie alla nostra competenza è stato quello di far testare a questi ragazzi formati fino a un certo punto il mondo del lavoro nel mondo delle auto, che, che fosse appunto case auto, fleet, aftermarket, li abbiamo proprio portati all'interno del mercato, tant'è che abbiamo deciso di cambiare la terminologia e far evolvere, anzi rubarti l'idea. Quindi sarai contento, cioè, forse non lo di posso dire perché no, poi magari dire, tranquillo siamo in passano. casa, siamo in famiglia, sì. Tra l'altro, poi magari farò anche un master per ricollocarmi dopo sta puntata, <ride> non eh, credo. Però, però sei va bravo. bene, cioè, cioè, ci può stare, e quindi, con eh, qual è questo nome? Campus in realtà, okay. noi da, da quest'anno di, di fatto è quattro ruote professional campus, dove il termine campus ha l'eccezione di praticità, cioè di entrare sì. realmente. Nei, nei temi e diciamo sporcarsi le mani. Eh, mi sto parlando di motori, certo, un po' ci può stare. poi ovviamente questi ragazzi ma anche questi manager, questi imprenditori che vogliono fare appunto questi master, cosa succede che poi se vogliono andare a lavorare all'interno di un'azienda ovviamente devono superare quelli che sono i colloqui e proprio a proposito di colloqui noi abbiamo già nelle scorse puntate fatto vedere la prima parte, le prime domande della nostra rubrica SOS Lavoro e abbiamo chiesto un po' agli operatori del settore quali sono per esempio gli elementi fondamentali nel curriculum o addirittura quanto è importante la prima impressione che fa il ragazzo di fronte alla persona che poi lo dovrà assumere. In questo caso però, dato che siamo molto pratici, noi vogliamo far vedere anche che cosa non si dovrebbe fare ad un colloquio di lavoro, quindi guardiamo insieme questo servizio. Quali sono invece quegli elementi che vi fanno dire no, non è il candidato ideale? tutto ciò che può eh, far generare dei conflitti all'interno dell'azienda, quindi fondamentalmente atteggiamenti di arroganza, atteggiamenti di prepotenza, chi pretende delle eh, soddisfazioni personali o dei riconoscimenti troppo immediati e quindi non, non, si con, come dire, non collimano con i tempi aziendali, quindi ci fanno dire di no tutto, tutte le persone che non non hanno appunto un atteggiamento di, ehm, come dire, eh, messa in gioco e proattivo, ma proattivo in senso costruttivo, quindi che vogliono costruire con l'azienda un percorso che poi possa essere performante per il ragazzo e anche per l'azienda appunto. Sì, c'è qualcosa che mi, mi, mi fa esitare uh -huh. eh, se la comunicazione è incerta. Eh, se durante eh, la chiacchierata, nell'indagare le esperienze che lui ha dichiarato, eh, si scopre che poi realmente le ha un po'... Pompate. Capita di dover accantonare un profilo per magari l'aspetto retributivo, perché non è in linea con eh, il, il budget che abbiamo a disposizione in quel momento per quella posizione. Quindi a volte anche il discorso inquadramento retribuzione diventa un parametro e diventa eh, motivo per il quale si lascia in stand-by quel profilo per insomma, opportunità future. Nella ricerca del personale appena. Di Entrano a colloquio, dicono eh, qual è lo stipendio e l'orario di lavoro, non lavorare il sabato e non fare straordinari. Quindi, questa è una delle cose che le fa, le, la fa scartare proprio una persona? Sì, sinceramente sì, perché cioè, tu che entri eh, che vuoi entrare nel mondo del lavoro, eh, non è questo l'impatto che deve avere una persona. Sinceramente, secondo, secondo me. Allora, innanzitutto l'aspetto fisico. Eh, non tanto di curriculum, a me piace vedere le persone in faccia, non tanto vederla dietro un foglio di carta. Innanzitutto eh, mi piace che invece che mandarmi un curriculum per email, me lo porti il curriculum, cioè sia lui in fisico che, che mi, mi, eh, mi presenta il suo curriculum. Eh, L'altro fattore è il, 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 il fisico. Cioè nel senso una persona non troppo eh, Cioè una persona pulita mm. Cioè una persona con faccio un'ipotesi che ti dice voglio fare il preparatore o il verniciatore con i capelli rasta, nulla a togliere con quello con i capelli rasta, ovviamente forse non è il settore giusto per quella persona. E, e l'altro aspetto è che non sanno quello che vogliono. Cioè non sono eh, ragazzi con eh, una decisione, cioè puoi dire anche eh, guarda, ok, mi piaci in che ruolo? Verniciatore, preparatore, lattoniere, e lui ti guarda. Ma per me è uguale. Cioè, no, no, cioè, non è uguale, tu hai un qualcosa che devi costruire. Il fulcro è eh, manca la voglia. Ma che bel servizio Francesca, anche perché insomma sono curioso, da giovane non, avevo avuto, non avrei mai avuto queste informazioni. Esatto, questo è importante. E questo è, è fondamentale, vero? per cui spero che ABS Motori, anzi grazie all'intervento mm. qua nostro, ma di Walter Vergani, abbia, sia riuscito a dare delle informazioni a tutti quanti, non solo per l'Academy di quattro ruote professional, ma soprattutto anche della bontà, dell'importanza di formarsi, di presentarsi ad un colloquio di lavoro in un certo modo, giusto? Assolutamente sì. Innanzitutto, grazie a Walter Vergani, poi ovviamente ci rivedremo in altre occasioni. Grazie, grazie di essere stato qui con noi, quattro ruote professional. Grazie a voi, grazie, grazie. Walter. E invece noi andremo a fondo con la nostra sì. rubrica ABS Motori SOS Lavoro. Ovviamente vi porteremo altri contenuti legati sempre a questo tema che è il tema fondamentale della formazione. Adesso però vogliamo ricordare le nostre riviste che come ci piace fare potete vedere qui sotto. Per qualsiasi cosa, se avete eh, qualche domanda da farci, volete eh, raccontarci qualcosa, potete iscriverci a infochiocciola 2 Assolutamente sì, vi aspettiamo. Vi aspettiamo, aspettiamo grazie ancora, Walter Vergani e Giuseppe Polari. Grazie Francesca Agnati, buona serata e alla prossima puntata. Buona serata.